Divenire interlocutore delle istituzioni per realizzare progetti volti allo sviluppo e ai giovani. Questo è l'obiettivo dell'associazione Fare Città, presentata dal capogruppo dell'opposizione al Consiglio Comunale di Napoli, Gianni Lettieri. Un'associazione apartitica ma non apolitica, che ha come obiettivo il bene della città e dei cittadini, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al Gambrinus. A Lettieri il ruolo di presidente, cui si affianca un comitato tecnico scientifico al cui interno figurano anche alcuni esponenti del centrosinistra ed assessori della giunta Iervolino, come Nicolò Dati, Diego Guida e Felice Laudadio. Accanto a loro nel comitato docenti universitari e ricercatori come Salvatore De Falco, Maria Ferrara, Antonio Giordano, Alida Labella, Fabio Mangone, Agostino Matisse, Giulio Tarro, ma anche l'architetto Nicola Pagliara, il giornalista Gennaro San Giuliano e Davide Rampello, presidente della Triennale di Milano, insieme all'avvocato Arturo Testa e il magistrato Paolo Itri. Ma ascoltiamo Lettieri. Che si pensa troppo all'effimero e poco alle cose utili, che si sprecano i soldi senza pensare allo sviluppo e che invece ogni euro che esce dalle casse dell'amministrazione, dalle casse pubbliche, ammesso che ci sono, bisogna pensare qual è il ritorno, qual è il ritorno per il territorio, cosa resta sul territorio. Io sotto l'invito ho scritto una frase in un libro bellissimo di Italo Calvino, se l'avete letto, cioè le bellezze della città non bastano, bisogna dare risposte, le risposte principalmente bisogna darle ai giovani che stanno perdendo la speranza e siccome le possibilità di fare ci sono, noi vogliamo contribuire. A questo serve questa associazione.